Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Riprende domani mattina davanti al GUP del Tribunale di Pescara il processo sulla morte di Tiziano Paolucci, avvenuta in seguito ad una banale lite per un parcheggio nella zona universitaria. Il 22enne Mattia Nerone è accusato di omicidio preterintenzionale. Il servizio di Stefano Buda. Si torna in aula domani mattina per il processo con rito abbreviato sulla morte di Tiziano Paolucci, l'uomo di 56 anni che l'11 luglio del 2019 in Viale della Pineta a Pescara morì in seguito ad un banale litigio per un parcheggio. Sul banco degli imputati Mattia Nerone, 22 anni, chiamato a rispondere delle accuse di omicidio preterintenzionale e di lesioni personali ai danni di una delle figlie della vittima che era intervenuta per sedare la lite. Paolucci e Nerone diedero infatti vita ad una rissa, venendo alle mani e insultandosi reciprocamente. La vittima poi tornò in auto, rimise in moto la vettura e, dopo aver percorso qualche metro, si fermò nuovamente. Scese dal mezzo, colto da un infarto, e si accasciò a terra senza più riprendere conoscenza. L'udienza di domani sarà aperta da una serie di richieste di chiarimento che il GUP Nicola Colantonio intende avanzare al medico legale Sara Sablone. Si tratta di un passaggio destinato ad assumere particolare rilievo nell'economia del processo, dal momento che fu proprio Sablone ad effettuare, su incarico del PM Marina Tommolini, l'esame autoptico sul corpo della vittima, finendo per stabilire nella sua relazione la correlazione tra i colpi sferrati dall'imputato e la morte di Paolucci. Subito dopo, se non ci saranno istanze di rinvio, si procederà con la discussione, che prevede la requisitoria del PM Tommolini, l'arringa difensiva dell'avvocato Luca Berardinelli e gli interventi dei legali di parte civile. Antonello Campanelli e Sabrina Sbaraglia, che assistono la moglie e le due figlie della vittima, e gli avvocati Francesco Persio e Pietro Edoardo Vincentini in rappresentanza dei due fratelli di Paolucci. Difficile ipotizzare se poi, in caso di discussione, il GUP Colantonio emetterà la sentenza in giornata o se invece si riserverà posticipando la decisione. E si torna in aula anche per il processo sul disastro dell'hotel Rigopiano, ma unicamente per formalizzare il rinvio delle tre udienze che si sarebbero dovute tenere da domani e venerdì mattina. Lo slittamento è dovuto all'astensione proclamata dagli avvocati del Foro di Avezzano, iniziata il 19 di ottobre e destinata a proseguire fino alla giornata di giovedì. I legali marsicani protestano contro la chiusura del tribunale locale e la grave carenza di personale amministrativo. Lo sciopero va a impattare sul processo in corso a Pescara, dal momento che due difensori di altrettanti imputati sono di Avezzano e aderiscono alla mobilitazione. Il GUP Gianluca Sarandrea domani mattina si limiterà dunque a comunicare il rinvio alle prossime tre udienze già calendarizzate che si terranno dal 9 all'11 novembre. Il comitato vittime di Rigopiano non ha nascosto il proprio disappunto per l'ennesimo intoppo, anche se il rinvio non andrà a incidere sui tempi della prescrizione. La variazione di maggiore rilievo riguarderà il programma dei lavori, che registrerà un ritardo nell'esame dei periti che nei piani del giudice avrebbe dovuto occupare le prossime due udienze. Di conseguenza sarà posticipato anche l'inizio della discussione. E poi ancora per la cronaca, un ragazzo di 22 anni di Picciano, in provincia di Pescara, è morto la notte scorsa in un incidente stradale accaduto in contrada Re Martello di Loreto a Prutino, non lontano dal nuovo campo sportivo. Il giovane occupava il posto anteriore da passeggero di un'auto che si è ribaltata per cause in corso di accertamento poco prima dell'una della notte scorsa, finendo fuori strada. Ferito il conducente, anche lui giovane, trasportato in ospedale. I sanitari del 118 hanno provato a rianimare il 22enne, ma non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Cambiamo pagina, no ai licenziamenti, questo è il coro unanime delle sigle sindacali in risposta alla mobilità per 24 ore annunciata dalla proprietà di Brioni. In 10 anni i siti produttivi dell'area Vestina hanno perso circa 600 dipendenti. Il servizio di Stefano Recanati.
una procedura del genere in Brioli, nonostante ci siano state tantissime crisi, questa non è stata mai utilizzata. La tanto sperata luce in fondo al tunnel sembra non intravedersi, anzi per la gloriosa storia di Brioni, brand di lusso della moda, in questi giorni si apre l'ennesima pagina buia. Dopo l'incontro tra proprietà e sindacati nella sede di Confindustria a Chieti Pescara, i vertici aziendali hanno deciso di proseguire con la politica di ridimensionamento dei siti di Penne, Montebello di Bertone, Civitella, Casanova, avviando la procedura di mobilità forzata. Questa volta ad essere colpiti senza ricorrere a strumenti contrattuali sono 24 unità operative, un vero bagno di sangue per tutta la regione ed in particolare per l'area vestina. Il messaggio unanime delle sigle sindacali CGL, CISL e UIL, un futuro ancora più grigio rispetto a quello già vissuto negli ultimi 12 anni, che porterà dunque Brioni alla data del 31/12/2022 a ridurre il suo organico di quasi il 50% rispetto al 2010, con un saldo negativo di circa 600 dipendenti in meno. Ad oggi nei tre stabilimenti si contano 958 lavoratori, ma con la chiusura delle linee di produzione la forza produttiva sarà di 700 unità. Noi speriamo assolutamente di no e che ci sia veramente un'inversione di tendenza, però sinceramente negli ultimi 10-12 anni abbiamo assistito sempre a riduzione del personale, a riduzione dell'orario di lavoro e questo non è un buon auspicio. Se dovessimo arrivare ad utilizzare questo strumento con una mobilità forzosa, ovviamente stiamo arrivando a delle situazioni che non riusciremo a gestire. Noi cerchiamo ogni volta di mettere un freno a queste situazioni, però l'azienda continua con il suo processo di ridimensionamento e questo purtroppo per tutta l'area non è assolutamente un aspetto positivo. Un pregiudicato pescarese di 46 anni e una donna di 42 anni di origini straniere sono finiti in carcere poiché ritenuti gravemente indiziati di aver commesso ripetuti reati in materia di droga. Le ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite questa mattina alle 6 dalla squadra mobile di Pescara su disposizione del GIP del Tribunale locale. L'attività investigativa ha tratto origine dall'arresto in flagranza di reato della donna e di suo marito nel dicembre 2021, quando vennero trovati in possesso di circa un chilo di cocaina. Secondo gli inquirenti, il marito della donna sarebbe stato ingaggiato dall'uomo arrestato oggi allo scopo di custodire e tagliare nei mesi precedenti oltre 20 kg di cocaina. In cambio avrebbe ricevuto un vero e proprio stipendio su base mensile. Nella sua abitazione sono stati trovati una pressa artigianale di notevoli dimensioni destinata al compattamento dei panetti di stupefacente una volta tagliati. Inoltre dalle indagini è emerso che la donna, nonostante fosse finita ai domiciliari in seguito all'arresto avvenuto a dicembre, avrebbe continuato nell'attività di spaccio di cocaina direttamente dalla propria abitazione, inizialmente in concorso con il 46enne arrestato oggi. La Giunta regionale ha approvato una proposta di legge che, in caso di approvazione da parte del Consiglio, renderà possibile pubblicare gratuitamente gli atti sul Burat, il bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. Vediamo. La Giunta regionale ha approvato una mia proposta di delibera scritta con i nostri uffici per azzerare i costi delle pubblicazioni che avvengono sul bollettino ufficiale della Regione. Questo significa che soprattutto i piccolissimi comuni avranno la possibilità di pubblicare i propri atti, maggiore trasparenza a beneficio dei cittadini, minori costi da parte dei comuni, lettura anche più agevole, perché oggi per contenere i costi si faceva un corpo piccolissimo, illeggibile, pur di contenere magari nel minor numero di righe possibili il maggior numero possibile di informazioni, e questo a danno poi della leggibilità e quindi della trasparenza. Un atto appunto di attenzione e di vicinanza alle piccole amministrazioni. I sindaci sono stati tutti informati di questa iniziativa della Giunta regionale e spero che presto il Consiglio regionale trasformi questa proposta in legge. Nella giornata di ieri il provvedimento è stato trasmesso al Consiglio per il seguito di competenza. Una volta divenuto legge, oltre a consentire la gratuità per le pubblicazioni, sarà massimizzata l'accesso al bollettino, che avrà anche una struttura più razionale per la migliore consultazione da parte dei cittadini e dell'utenza.
si mette anche fine a una complessa burocrazia per il calcolo delle tariffe, che ormai saranno azzerate, e in definitiva, oltre alla trasparenza, alla sburocratizzazione, avremo certamente una misura di sostegno in favore di quegli enti, penso soprattutto ai comuni più piccoli, che sono imbrigliati in stretti vincoli di bilancio e che potranno certamente utilizzare queste somme per rendere servizi più importanti al cittadino. Sono 1230 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo e sono emersi dall'analisi di 1205 tamponi molecolari e 6302 test antigenici. Il tasso di positività è dunque del 16,38%. I nuovi casi provengono 280 dalla provincia dell'Aquila, 409 da quella di Chieti, 302 da quella di Pescara, 235 da quella di Teramo, 7 da fuori regione, mentre scendono di 3 unità i casi, per cui sono in corso verifiche. 2 i decessi recenti e il bilancio delle vittime sale a 3.701. I guariti nelle ultime 24 ore sono 1.348, gli attualmente positivi scendono a 15.761, meno 120 rispetto a ieri. 173 pazienti sono ricoverati in ospedale in area medica, meno 2 rispetto a ieri, 9 in terapia intensiva, dato in questo caso invariato. Continuano a far discutere i nuovi T-RED installati a Pescara per i consiglieri comunali del Partito Democratico. I nuovi impianti semaforici vanno installati con una idonea apparecchiatura countdown, in modo da rendere certi i tempi della durata della sequenza semaforica. Il servizio. Prosegue la polemica sui nuovi T-RED installati in città. L'ordinanza emessa dal comune di Pescara, per cui si attende solo il via libera, renderà operativo il sistema di controllo elettronico per il rilevamento automatico del passaggio al semaforo col rosso. I nuovi impianti sono installati in piazza Duca d'Aosta, via Conte di Ruvo con via Gabriele D'Annunzio e di piazzale Le Laudi e via Le Primovere. L'entrata in funzione è stata giustificata dall'amministrazione comunale col bisogno di tutelare la sicurezza degli automobilisti. Un sistema, quello adottato, che non ha trovato però l'appoggio dell'opposizione ed in particolare del Partito Democratico. Noi chiediamo che siano installati dei countdown, cioè dei contasecondi, che permettono al cittadino di conoscere con certezza i tempi di durata delle tre fasi del semaforo, in maniera tale che si sappia, si possa capire quanto durerà il verde, quanto il giallo, quanto il rosso, in maniera tale che si eviti, come alle volte per il timore di dover prendere la sanzione, che ci sia quello che può inchiodare, quello che magari paradossalmente possa accelerare, quello che insomma problemi ai mezzi pubblici. Invece, con l'assoluta trasparenza, con la consapevolezza dei tempi di durata, la circolazione stradale, se l'obiettivo è quello della sicurezza, può essere più efficacemente garantita. Chiediamo inoltre che, siccome la norma prevede che questi impianti debbano essere disposti dove c'è un più alto tasso di incidentalità stradale, che sia questa cosa sia motivata, che qui si faccia una verifica puntuale e costante su questo, rivalutando il bisogno e la necessità di avere in certi punti e non in altri questo tipo di impianti, dandone ovviamente adeguata comunicazione, e infine di garantire un elemento fondamentale, cioè l'assoluta manutenzione della segnaletica orizzontale. Le fasce di arresto devono essere nitide, sempre ben visibili, e anche questo deve essere assolutamente garantito. Le proposte saranno presentate come ordine del giorno nel Consiglio Comunale in programma per la giornata di domani 26 ottobre. Se non ci sarà una presa in considerazione della richiesta, l'installazione dei T-RED, così come fu per gli autovelox, continuano i consiglieri Dem, servirà solo per fare cassa. Sono 3 anni che facciamo prove di ascolto, tendenzialmente speriamo che l'ascolto questa volta possa funzionare. Studenti degli istituti scolastici di Bucchianico, Vacri e Villa Magna hanno incontrato questa mattina l'arcivescovo di Chieti Vasto, Monsignor Bruno Forte, per parlare di accoglienza. Vediamo. Il rispetto della diversità, perché al centro c'è sempre la persona, e il tema dell'accoglienza. Sono i principi intorno ai quali è ruotato l'incontro di stamani tra l'arcivescovo di Chieti Vasto, Monsignor Bruno Forte, e gli studenti delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di Bucchianico, Vacri e Villa Magna, avvenuto nello spazio antistante alla scuola primaria di Bucchianico. Un confronto costruttivo con l'obiettivo di far riflettere su alcuni dei valori essenziali della vita, muovendosi in un contesto multiculturale e multireligioso.
religioso e dove, specie tra i più giovani, l'impatto dei social è molto forte e va indirizzato perché non sia nocivo. Credo che il bisogno più profondo in ogni cuore, anche in quello dei ragazzi, è il bisogno d'amore, un amore vero, un amore profondo, a cui affidarsi, che dia senso alla vita. E poi naturalmente ci sono le tante possibilità che per esempio la rete offre, positive e negative, su cui bisogna naturalmente avere discernimento, vigilanza, ma alla base di tutto il cuore dei giovani cerca la verità, la bellezza, cerca Dio. Abbiamo focalizzato proprio l'accoglienza della persona, senza etichette, senza bandiere, senza etnia di sorta, e abbiamo voluto anche dargli un taglio social, come dire, oggi purtroppo il mondo dei social è diventato per i ragazzi anche una grande trappola, quindi parlare ancora di intelligenza nell'uso dei social è importante. Nel nostro istituto comprensivo lo facciamo con i tecnici, lo abbiamo affrontato con la polizia postale e perché no anche con il nostro arcivescovo, che chiaramente darà un taglio pastorale e di accoglienza proprio della persona anche sui social, quindi un'accoglienza virtuale. Ma il primo sentimento è stato quello di una grande gioia, perché incontrare i ragazzi significa ricevere una carica meravigliosa di vita. Tra l'altro i ragazzi hanno sempre un cuore e una mente viva e quindi anche domande profonde, a volte non le esprimono perché non si creano le condizioni, ma quando si sentono accolti, amati, rispettati, viene fuori qualcosa di bellissimo, la loro ricerca di senso, di vita, di gioia, il loro cammino verso il futuro. Il Rotary Teramo Nord e la Fondazione Tercas hanno donato un ecografo alla sezione penitenziaria femminile del carcere teramano di Castrogno. L'apparecchiatura multidisciplinare sarà a servizio di 40 donne attualmente detenute nella casa circondariale. Tania Bonici Castelli. La donazione di un ecografo alla sezione femminile del carcere di Castrogno di Teramo diventa un atto d'amore del Rotary Club Teramo Nord Centenario e della Fondazione Tercas alle ospiti della casa circondariale teramana. Un modo concreto per migliorare la qualità di vita di 40 donne. L'idea è nata l'anno scorso in occasione del Natale, delle festività natalizie, allorché abbiamo donato alla casa circondariale di Castrogno dei panettoni natalizi. E in quell'occasione proprio è sorta, qualcuno delle ospiti ha segnalato la necessità di avere, di disporre di un ecografo per la sezione femminile, perché ne avevano uno ma abbiamo riservato esclusivamente alla parte maschile. In collaborazione con la fondazione abbiamo pensato di dare un piccolo contributo, diciamo, per migliorare un po' la vita delle ospiti della casa circondariale. Un messaggio importante che parla della dignità delle donne, che va tutelata in tutti i luoghi, soprattutto nei luoghi in cui esse sono più fragili. In realtà tutta la persona, quando si trova in una situazione di fragilità, va rispettata e va aiutata a superare questa situazione, ma le donne, per uno strano scherzo del destino, sembrano essere quelle che pagano il prezzo più alto nelle situazioni di povertà culturale, economica e perché no, sanitaria. La casa circondariale di Teramo ospita 420 detenuti e dispone di un'organizzazione sanitaria di ottimo livello, con servizi interni alla struttura. Responsabile per l'ASL di Teramo, il dottor Massimo Forlini. Dal 2008 noi offriamo, ovviamente siamo obbligati a garantire i livelli essenziali di assistenza a tutti i detenuti, dalle prestazioni, diciamo, di routinarie, quotidiane, a quelle ovviamente di urgenza e emergenza, compreso il ricovero in ospedale. Abbiamo due posti letto all'interno dell'ospedale di Teramo per eventuali situazioni di ricovero e ovviamente per tutta la parte della prevenzione, quindi noi garantiamo ovviamente tutte le prestazioni di prevenzione. Dal 18 al 20 di ottobre si è svolto all'Auditorium Flaiano di Pescara Contemporary, repertori possibili, il festival diffuso di programmazione e ospitalità del Centro Adriatico Produzione Musica. Vediamo il servizio.
Dopo il successo della Tre Giorni a Vasto, ha fatto tappa anche a Pescara nei giorni scorsi presso l'Auditorium Flaiano, Contemporary, repertori possibili, il festival diffuso di programmazione e ospitalità del Centro Adriatico di Produzione Musica con la direzione artistica del maestro Angelo Valori, apertura della rassegna affidata al chitarrista Christian Mascetta, che ha proposto il suo ultimo lavoro Entropia. Poi è stata la volta dell'attesissima esibizione dell'Ada Montellanico Quintet con Canto Proibito, un lavoro teso alla rielaborazione di opere di età barocca. Un po' per narrare di quel periodo un po' conflittuale del Seicento, quel periodo in cui la musica esprimeva sentimenti, esprimeva anche sensazioni, ma nello stesso tempo esisteva ovviamente un ambiente, soprattutto, e qua parliamo perché l'Italia era in piena controriforma, un ambiente ovviamente abbastanza coercitivo, repressivo, quindi c'era questa continua dualità tra l'espressione delle passioni e la repressione delle passioni stesse. E poi c'erano queste oasi che erano in Italia, come la Repubblica di Venezia, come il Granducato di Toscana o il Ducato di Mantova o Ferrara, dove invece c'era la possibilità, e soprattutto Venezia, dove c'era la possibilità di esprimere. Altre esibizioni che hanno caratterizzato le serate di Contemporary sono state quelle del duo Claudio Pantalone, voce, e Michelangelo Brandimarte, basso elettrico, elettronica e loop, con Soundscapes. A seguire il duo composto dai chitarristi Daniele Bonaviri e Giuseppe Continenza con Jazz Meet Flamenco. Serata finale con il progetto A Different Kind of Strings Ensemble, del duo composto da Maurizio Rolli, basso, contrabbasso, ed Emanuela Di Benedetto, voce. Contemporary, repertori possibili, si è chiuso con una produzione originale del Centro Adriatico Produzione Musica, l'esibizione del Bebo Ferra Trio. Ed ora lo sport, ripresa degli allenamenti oggi a Lughetto di Febo di Silvi per il Pescara, che domenica sarà impegnato al Menti di Castellammare contro la Juve Stabia. Ore di inizio del match, ora di inizio confermata quella delle ore 17:30. L'allenatore Alberto Colombo riavrà a disposizione Brosco e Milani, che hanno scontato la squalifica del buon avvio dei biancazzurri. Ha parlato ieri a Replay l'ex DS, ora direttore sportivo della Ternana, Luca Leone, che si è anche soffermato su alcune scelte del passato che hanno avuto un peso sulla crisi degli ultimi anni. Dopo la salvezza a Perugia, no? I calci di rigori, poteva essere un giorno di per ripartire. Allora, faccio l'esempio, vedere oggi Sottil che allena l'Udinese, no? È normale, quel giorno si era salvato e poi magari non è stato riconfermato. Io da detto lavori, poi magari è arrivato Massimo, che è un amico, siamo cresciuti insieme, quindi è anche difficile, secondo me. Bisognava ripartire da Sottil, può essere una, non lo so, una delle tante, può essere una delle tante. Chiediamo al direttore invece cosa pensa di Daniele Dell'Icaria, il direttore di oggi. Sì. Se io guardo la costruzione della squadra, che devo dire la verità, mi piace, quindi ha preso dei giocatori interessanti, non nomi altisonanti, però giocatori che in questa categoria vanno molto bene e secondo me hanno lo spirito giusto per poter fare un campionato importante, secondo me al pari di Catanzaro e Crotone. Quindi un Pescara che piace a Leone? Sì, molto. Totò, sul Pescara di oggi? Piace anche all'allenatore. Saremmo arrivati, ecco. No, mi piace. Già lo conoscevo, sì, ovviamente. Sì, sì. Che tipo di allenatore è? Guarda, lui comunque sia le sue squadre le ha sempre fatte giocare bene, anche quando era la Virtus Francavilla, era Reggio Emilia, sì, Napoli. Poi ne parlavano tutti bene, è una persona per bene. Io poi ho visto la partita di Foggia, mi è piaciuta molto, che è l'unica che sono riuscito a vedere per intero, il resto ho visto solo spezzoni. E quella partita mi è piaciuto molto l'impostazione della squadra, mi piace come far giocare la squadra.
E Alessandro Lucarelli, il nuovo allenatore della Vastese, l'ex tecnico di Avezzano e Chieti, prende il posto di Giuseppe Ferrazzoli. Domenica prossima sul neutro del Civitelle di Agnone il debutto nella sfida contro il Vasto Girardi. Il servizio di Jacopo Forcella. E Alessandro Lucarelli, il nuovo allenatore della Vastese, dopo il lunedì che ha visto l'esonero ufficiale di Ferrazzoli e i colloqui per la scelta del suo successore, in mattinata è arrivata la decisione della dirigenza aragonese. Il presidente Franco Bolami con il copresidente Pietro Scafetta e il direttore sportivo Giorgio Marinucci Palermo, dopo qualche ora di riflessione, hanno puntato tutto su Lucarelli, che avrà l'arduo compito di risollevare la Vastese da un inizio di campionato molto negativo. La sconfitta di domenica a Piedimonte Matese, ma soprattutto la sensazione di una squadra piatta e con poco spirito, hanno portato ad interrompere il rapporto di lavoro con Ferrazzoli. Lucarelli ha esperienza e anche la capacità di lavorare per riportare equilibrio all'interno di un ambiente che ha bisogno di punti e serenità. Marsicano, classe 1973, ha già 3 campionati di eccellenza vinti alle spalle, 2 con il Chieti e 1 proprio con i colori della sua città di nascita. Con il Chieti, dopo il secondo successo nel massimo campionato regionale, l'esperienza della scorsa stagione in Serie D, 49 punti e la salvezza conquistata all'ultima giornata sul campo della Recanatese. Poi l'addio al sodalizio nero-verde, che nel frattempo stava cambiando pelle a livello societario con l'approdo di Serra. Dopo 8 settimane di stop forzato, dunque, per Lucarelli il ritorno su una panchina di Serie D, quella della Vastese, che aveva contattato anche Guido Di Fabio, discorsi che non hanno trovato poi la fumata bianca. C'era la voce di Massimo Agovino e quella last minute di Mirko Taccola, ma alla fine ha prevalso una delle primissime idee, ovvero quella di Lucarelli. Ora la palla passa proprio a Lucarelli, che avrà la sfida di domenica pomeriggio contro il Vasto Girardi sul neutro di Agnone, squadra quella molisana che continua a tenere il passo delle primissime. Quello che si chiedeva alla Vastese, che invece sarà ancora senza Busetto, che sconterà la seconda e ultima giornata di squalifica. L'ultimo successo dei biancorossi è un mese fa ad Agnone, 5-2 col Roma City, ma anche in quel pomeriggio il difetto congenito di questa formazione, ovvero quello di ritrovarsi sempre sotto nel punteggio, è accaduto sempre tranne che nella partita d'esordio a Tolentino, dove comunque arrivò soltanto un pareggio. Da una parte la forza di reazione, che però nelle ultime settimane sembra essersi affievolita, dall'altra i cambi di modulo e di formazione e in ogni caso un vestito tattico che non sembra essere perfetto per l'organico della Vastese. Questi gli ingredienti che hanno portato all'allontanamento di Ferrazzoli. A Lucarelli dunque il compito arduo ma affascinante di tentare una risalita in graduatoria. La sfida è complicata, ma il neo allenatore può avere la possibilità di realizzarla davvero. Pallavolo, ultimo turno di campionato amaro per le abruzzesi di A3. La Bapineto cede di schianto in 3-7 a Garlasco. La Sieco Ortona, avanti di 2-7, viene rimontata e battuta al quinto parziale da Aversa. Sergio Zappalorto. Perdono entrambe le nostre di A3, ma con modalità completamente diverse. Nel girone bianco la Bapineto rimedia una figuraccia di quella indimenticabile e del tutto impronosticabile alla vigilia. Non solo il 3-0 nettissimo sul campo dell'abbordabile Garlasco, ma una squadra fatta eccezione in parte per Baldari e Buongiorno a sprazzi Paris, frastornata, deconcentrata, troppo sicura di sé dopo i botti delle prime due gare, in attesa del recupero col Forte Macerata, si parla del 2 novembre. Errori elementari ingiustificabili e prestazione da dimenticare, sperando che il capitombolo serva da lezione, almeno questo, per l'immediato futuro. Domenica prossima ad abbattere ogni costo e senza distrazione alcuna il fanalino Monselice. La Sieco invece, pur perdendo, lo fa al tiebreak contro un'altra candidata alla promozione, la Versa, dopo aver peraltro condotto fino al 2-0 e lottando strenuamente nel quarto e nel quinto, il tutto sulla spinta del solito Marshall con i suoi 27 punti e di una generale positiva reattività contro un sestetto più fresco per aver riposato nel turno precedente. Una buona impavida, insomma, rimpianti a parte, che attende di sapere se giocherà o meno contro il Marcianise fermato dal Covid. In B, altra impresa esterna, stavolta al quinto set, in Montorio che Spugna Civitanova Marche, un plauso a mister Colella. Terramani mura tutto, vedi in particolare Tidona con 5 e 15 punti e Caridi con 4 muri e pure 15 punti. Porcinari poi 19, bravo Livio, ma non è una novità. In B1 femminile, successo fuori casa pure dell'Altino, che vince senza problemi a Iesi con l'auspicio di festeggiare sabato anche davanti al pubblico amico contro l'insidioso Forlì. In B2 nuovo capo interno pesante del Teramo contro il quotato Star Bisceglie
storia dell'abruzzesissima Sissi Costantini che ha trascinato le compagne. Nel derby di cui vedete le immagini di Scarica Ciottoli, il Gada Pescara Project parte col piede sbagliato ma poi recupera e vince 3-1 contro un Nociano Chieti bello da vedere nella prima frazione, poi soverchiato dal buon collettivo delle ragazze di Liberato Scioli. E al prossimo turno altro derby tra l'ex Teatina e il Teramo. E rispetto a quanto detto nel servizio, confermata la data del recupero per l'Abba Pineto contro Macerata, il 2 di novembre con inizio alle ore 20. Di questo e di altro ancora si parlerà questa sera alle ore 21, proprio nella rubrica Pallavolée, il nostro settimanale dedicato al mondo della pallavolo, curato e condotto da Sergio Zappalorto, a partire dalle ore 21. Invece il TG6 torna alle ore 23 con la terza edizione. Grazie per l'attenzione e buona serata.